possiamo ben dire che il lemma precariato, da cui abbiamo preso le mosse, come ricorderete ieri, che diventa l'emblema dello sradicamento, della precarizzazione di tutto, deve essere inteso secondo tre direttrici principali che così compendio. Precariato allude anzitutto, a un primo livello, al lavoro precario e flessibile come nuova forma contrattuale detta atipica e in realtà sempre più destinata a diventare la norma. In secondo luogo, il precariato allude al nuovo modello di vita post-borghese e post-proletario, basato sull'instabilità e sullo sradicamento, sull'assenza dell'eticità in senso hegeliano e sull'erosione delle garanzie sociali, sull'incertezza e sulla percezione del futuro assente, sulla sdivinizzazione, come la chiamava Heidegger, e sulla desimbolizzazione. Terzo momento, il precariato allude alla nuova forma assunta dalla classe degli sfruttati, il servo, che non è più un soggetto antagonista e cosciente, ma che diventa appunto un soggetto che soffre in silenzio, che subisce la lotta di classe divenuta massacro di classe.